vero. L'entrata è ancora qua. Fortunatamente, colpo di fortuna, tramite un video su YouTube di un centro, di un gruppo di appassionati che esplorano queste cose qua, ho visto questa foto e mi è venuta alla memoria tutto quello che mi hanno raccontato, le storie legate a questo posto. Questa è l'entrata del rifugio antiaereo a ovest, mentre esiste un'entrata a sud. Quella sud è chiusa perché affaccia sulla strada, mentre questa qua è sempre stata celata dalla boscaglia e dal posto impervio che la nasconde. A questo punto qualcuno lì è già entrato, chiaramente chissà quanto, da quanto tempo. Non troveremo niente di speciale lì dentro, reperti, però sicuramente quando farò vedere questo video alla persona che è ancora in vita, che mi ha raccontato tutte le storie, potrà approfondire, sentiremo direttamente dalla sua voce i racconti di questa galleria. Adesso mi metto il casco con la luce, entriamo. Piaceva sentirla raccontare un discorso, però viverla direttamente è un'altra cosa. Sto per entrare. Questo è il famosissimo, è l'entrata sifone che mi parlava sempre questa signora, non vi dico il nome perché per una questione di privacy, per una questione di sicurezza avevano studiato per evitare le schegge delle bombe, avessero dovuto picchiare qua vicino e il frastuono delle bombe, avevano fatto questo sifone di smorzamento, praticamente il rumore della bomba si sarebbe fermato qua, facendo un'entrata laterale un po' a budello. Il rumore si sarebbe un po' disperso, salvaguardando le persone che c'erano dentro. Questa comunque è l'uscita ad ovest, l'uscita di sicurezza, perché casomai avesse dovuto franare la parte a sud, la gente poteva salvarsi uscendo dall'uscita secondaria. Ok, come vi dico, non guardo neanche per terra per vedere se ci sono reperti, perché chissà quanta gente c'è stata, chissà quanta gente ha camminato qua dentro. A me più che altro interessano le storie. E per le storie andrò direttamente dall'interessata portandole questo video. Eccolo qua, questi sono i fori di areazione per le persone che passavano le giornate qua dentro, giornate e giorni interi. Mi diceva questa persona che passava dei giorni interi qua dentro, veniva arredato dalle varie famiglie in modo ordinato, cioè ognuno si prendeva il suo spazio. Chi aveva un angolino si portava una sedia e qualcosa i generi di prima necessità e nessuno toccava niente, perché all'epoca non è che ci fosse tante cose da rubare, era tutto essenziale. Ogni famiglia aveva il suo angolino e in caso di emergenza si trovavano qui e ognuno aveva il suo spazio, senza litigarsi, senza nessun problema. Guardate la grandezza di questa galleria, chissà lo sforzo che hanno dovuto fare per costruirla. Qua c'è un altro inizio di galleria, forse hanno fatto un assaggio per vedere se potevano allargarla in quel senso, però hanno trovato del materiale molto duro, si vede, pietra. Cominciano le prime formazioni geologiche, interessante, una, due, tre. E qua parliamo quasi di 100 anni. Lassù ci sono dei ganci, forse per... Non, adesso poi chiederò a questa persona se era illuminata, ma mi ricordo che mi diceva che non era illuminata, si portavano loro le cose da casa. Eccola qua, questo è il gabinetto perché tante persone in un posto chiuso prima o poi qualcuno gli sarà scappato. Ci sarà stata una porta all'epoca, due gabinetti, sicuramente uno per gli uomini e uno per le donne. Raccontarla adesso sembrano favole, eppure sono cose che sono qua e non andrebbero chiuse, andrebbero fatte visitare alle scuole per far sì che queste cose qua non si ripetano.
La grandezza di questo posto adesso capisco, quando mi diceva che qua dentro ci stava praticamente tutte le persone che conosceva. Stavano tutte qua dentro, ma lo spazio effettivamente c'è. Chissà questo che cos'era, questo atrio, questo. Qua c'è un pavimento addirittura, stranamente c'è un pavimento di cemento, o forse era un qualcosa adibito a. Lì c'è di nuovo uno scarico di un gabinetto, e qui c'è l'attacco di un lavandino con lo scarico che andava a finire là. Perciò anche qua era una zona di servizio per le persone che stavano qua. Come vi dicevo, non è che qua si ci stava 10 minuti, da un allarme antiaereo all'altro era buona passare tutto il giorno. Qua troviamo di nuovo altri servizi. Qualcuno elegantemente lo usa per stoccaggio spazzatura. Qua altri servizi di nuovo chiusi, peccato. A me piace andare a curiosare all'interno delle cose. Là abbiamo già una stalattite informazione. Eccola qua, questa. Niente di più che un tunnel alla banana con due uscite, i servizi, l'essenziale per salvare la vita alle persone. Questa comunque era l'entrata più a rischio, perché le navi o gli aerei bombardavano qua, perché qua molto vicino c'è la ferrovia. Praticamente tendevano a buttare giù il ponte della ferrovia per interrompere i rifornimenti dei tedeschi. Perciò questa qui è la parte più pericolosa, è la parte da cui stavano tutti distanti. Anche qui vediamo i fori di areazione, e comunque questa apertura qui è stata ricavata in un secondo momento, perché qui era chiuso di nuovo, l'entrata era questa, di nuovo a sifone e questa. Questa addirittura è stata murata con cemento armato. Questa qui, adesso adibita a discarica, era quella che poi era l'entrata principale, murata anche questa. Praticamente la gente entrava correndo di qua o correndo dall'altra parte per venirsi a riparare qua dentro. Poco fa, mentre entravo, ho incontrato una signora che mi ha detto che sua madre gli ha raccontato una storia, che una signora non ha fatto un tempo entrare dentro al rifugio, che è stata polverizzata là davanti. È stata polverizzata là davanti, e la signora non è, cioè, quando sono usciti la signora non esisteva più, c'era solamente un grande buco che l'ha fatta scomparire. Qua vediamo i soliti buchi di areazione, che faceva sì che ci fosse un ricambio d'aria, perché, come mi ricordo dai racconti di questa signora, mi diceva che l'odore di tritolo delle bombe che arrivava da Voltri entrava qua dentro, c'era un odore nauseante di questo tritolo che ancora adesso se lo sogna di notte. Questo tremendo odore di tritolo che gli evoca dei ricordi bruttissimi. Ok, torniamo indietro, vi faccio sentire una breve registrazione di una signora che ha passato una parte della sua vita dentro questa galleria. State a sentire bene che cosa dice. Dall'ispezione della galleria antiaerea e ho cercato la signora e ho cercato di farmi raccontare qualche storia riguardante questa galleria. E la signora qua con me adesso ci racconterà un po' la storia di quando era bambina, che suonavano l'allarme antiaereo, il comune aveva un sistema di sirene, scattava l'allarme antiaereo, che cosa succedeva nell'immediato dopo l'allarme antiaereo. Dopo l'allarme succedeva che bisognava, chi ce la faceva, scappare in galleria o dunque stare a casa. E io ero 3-4 anni e scappavo da sola, che mia mamma non riusciva mai
a prendermi perché aprivo la porta e sfilavo via, passavo tra i caruggi, via, non me lo ricordo. Vabbè, correvi, arrivavi lì dal rifugio, arrivavi lì dal rifugio, il rifugio era sempre aperto, giorno e Sempre, sempre, era sempre aperto. notte. Ma non c'era E nessuno del comune, non era io, no, custodito, non no, c'era no, nessuno. no, 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 c'era gente che magari stava fuori per vedere fuori, per vedere se arriva qualcosa, se tanto per parlare, ma praticamente eravamo tutte donne con bambini. E gli uomini dov'erano, scusa un po'? E gli uomini erano in giro o in guerra o O a lavorare. a lavorare. Ma tu entravi dentro e sapevi già dove andare? E io, mio papà ci aveva fatto due sedie a sdraio, due sedie a sdraio, e se ero tanto piccolina che in due ci stavamo dentro al buco Della sedia a sdraio. della sedia a sdraio. Una volta arrivati lì? Una volta arrivati lì stavamo lì a silenzio, qualcheduno parlava, ma tutto sottovoce, senza gridare, senza niente, perché stavamo a aspettare il momento che Suonava di nuovo l'allarme. suonava l'allarme per uscire. Una volta ho sentito l'allarme e intanto si sentiva i colpi delle bombe che arrivavano, perché li sentivi i colpi, e allora io, ma sempre io da sola scappavo, ma scappavo sempre camminando, camminando, e scappavo da una parte, scappavo dall'altra, finché arrivavo in casa, sempre che mia mamma mi diceva, ma devo un po' lavarti, no? Sei tutta sporca, puzzi, e io sentivo di nuovo ma anche se non era lì la sirena, Sì. che era molto distante. Io lo sentivo, lo sentivo. Mia mamma mi diceva sempre: senti una mosca che passa a te e scappi perché senti questa mosca che ti sembra Un aereo, aereo. no? Ma dimmi poi, ma lì dentro eravate al buio o c'erano le luci? E c'era qualche faretto, qualche luce forse all'ingresso. Perché quei buchi lì che Sì. si I erano, buchi rotondi all'ingresso. sì, facevano un po' di luce dentro, facevano un po' di luce e si sentiva una puzza quando le buttavano lì vicino a noi, vicino all'ingresso, una puzza che ce l'ho ancora nel naso adesso. Tu mi hai detto che dalla parte verso Non la parte verso mare, la parte verso Arenzano c'erano i tedeschi che custodivano l'entrata. Da quella parte lì dove c'è aperto c'erano delle baracche, sai, Sì. fatte in modo che da non farsi vedere dagli aerei, dalle baracche che ci stavano dentro lì i tedeschi. E la galleria che ci passava sotto quell'uscello, quella lì c'era già prima la galleria, perché è una galleria molto vecchia, la galleria Linaria del Baggio. E la galleria, quella lì, me la ricordo passando, ma non me la ricordo bene. Però c'era quella galleria lì. Eh sì, c'era, c'era. Perché secondo me l'hanno fatta per accedere al rifugio quella lì. Per arrivare lì, per uscire di lì ci voleva quella galleria, perché sennò c'era un monte lì davanti. Eh sì, lì c'era. C'era un'altra galleria allora. Sì, c'era un'altra galleria che era nel muraglione, solo che io non lo ci passavo quasi tutti i giorni quando andavo al cimitero.
nel muro della chi passava di lì, chi passava da altre parti, però io sapevo che c'era la galleria, ma però non ci sono mai entrata, mai, mai, mai entrata ancora lì. Io andavo sempre lì, essendo sola, sola, a Solo a 3 anni. 4 anni, 3 anni, ma c'è da impazzire. Ho interrotto un attimo l'audio perché la signora si è commossa e gli è venuto le lacrime. Adesso vi faccio sentire che cosa succedeva all'esterno dell'uscita ad ovest. C'erano posizionate due, come diceva la signora, due garitte, due bunker dei tedeschi mimetizzati che vigilavano sull'entrata e sull'uscita del rifugio. Questi sono i famosi buchi di cui parlava la signora. Sentite questa adesso. Un attimo che la devo pescare, eh. Devo pescare l'audio. Vado un attimino qua dove c'è l'uscita, in modo da avere un po' più di visuale. Vi faccio sentire quest'ultimo audio. Chissà che pulizia lì dentro. Lì giravano pidocchi, giravano. Lì faceva barba e capelli e poi andava a lavare la testa. Lì sempre nel ruscello chiaramente. E chi voleva andare fuori dal ruscello, chi voleva mio papà e mio fratello, che era piccolino, anche lui, andavano a tirare giù i tronchi. Lì sopra c'era tutto, non come adesso, c'erano tutte alberi e andava a prendere i tronchi, li legava da una parte e con mio fratello li tirava, li portava giù a Voltri, tanto per poi bruciarli. Sembrano cose che se le racconti non ci credo. Ma ce n'era acqua da bere dentro il rifugio? No, 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 non Perché ho ce visto che c'erano i gabinetti, c'era forse un lavandino, ho visto, un residuato di un lavandino. n'era. Io non ci sono mai andata. Niente. Perciò lì se ti dimenticavi di bere, bevevi pure il giorno Ma non dopo. ti ricordavi neanche di bere, ma non ti con tutto la confusione che c'era, le mamme che perdevano i figli e le chiamavano. Niente, sono cose che è meglio non ricordarsi. Va bene, la finiamo qua perché la cosa sta diventando, a rievocare certe cose fa male. La finiamo qua, dai.